The slow day, the calm, and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this road. People keeps missing, the clouds seem to fade. Sentite il silenzio, ragazzi, il silenzio. Si sente soltanto il cinguettio degli uccellini. Ovviamente questo è rimasto qua. Non l'ho ancora messo perché speravo ieri sera di farlo mettere a Omar, poi alla fine mi sono dimenticata. Ma questo glielo lascio a lui, dato che io mi sono dedicata all'intero divano. Quello lo metterà lui perché è una cosa impossibile. Approfittando di questo meraviglioso silenzio, voglio rispondere a un po' di domande che mi fate. Allora, perché non metto nulla all'interno del tavolo? Sì, del tavolo, del vaso sopra il tavolo. Perché mi piace così, ragazzi. Mi piace così, lineare, pulito, tanto comunque c'è già tanto al di sopra di quel mobile. Per tanti non sarà tanto, ma per il tipo di stile che voglio avere io, va bene così, non voglio altre cose in mezzo, anche perché poi le gatte salirebbero sempre sul tavolo per andare a prendere i rametti, quindi lasciamo tutto così com'è. E sono contenta che questa combinazione di specchi rotondi con il mobile sottostante vi sia piaciuto tanto, sono contenta che tante abbiate preso spunto, mi fa veramente tanto piacere perché appunto lo scopo dei video è quello di dare qualche idea, qualche suggerimento e mi fa davvero tanto tanto piacere. Comunque ragazzi, il tavolo è meraviglioso dal punto di vista della resistenza, è veramente validissimo, sono soldi ben spesi davvero, e cioè io pensavo che si rovinasse. Mia madre ne aveva acquistato uno di Maison du Monde, che però, intanto centriamo il vaso perché è storto, che però appunto si era rovinato praticamente subito per quanto riguarda la superficie al di sopra, e questo veramente super resistente. Mi avete chiesto perché appunto non metto runner, non metto tovaglie, siamo sempre lì perché voglio uno stile molto lineare, uno stile molto pulito e non voglio niente in mezzo, anche perché ogni cosa che metto è sempre un qualcosa in più che va lavato, soprattutto con la bimba, con le gatte, va lavato, va sbattuto, perché se salgono sopra il tavolo le gatte cioè vanno tutti i peli, quindi insomma è un notevole lavoro in più. Invece così, dato che appunto il tavolo è bello resistente, lo tengo così e quando è ora di utilizzarlo vado a dare una passata veloce con lo straccetto e il disinfettante, il prodotto disinfettante, e siamo totalmente a posto. Comunque lì ho messo un altro soprammobile, però basta, adesso mi fermo perché mi sembrava un pochino incompleta quella parte lì. Allora, ho preparato questo scatolone, si tratta praticamente di un reso che devo fare da un'eternità, solo che ho cambiato la scatola perché quella originale era tutta rotta, è arrivata tutta rotta. Praticamente lo porto oggi perché poi so che mi dimentico, vado a fare il reso di queste applique qui che avevo acquistato convinta che fossero batterie, invece sono praticamente a corrente e sono nere, vedete, sono come queste dell'immagine. Non vado ad aprire il tutto, vabbè che ve lo fate già vedere, però non vado ad aprire la confezione perché sennò non riesco più a chiuderla perché è piena di viti, vitine, cavi, cavetti, quindi lasciamola così com'è. E praticamente sono queste applique qua, però nere, e niente, faccio il reso perché sì, potrei metterle, però al momento non abbiamo assolutamente intenzione di trapanare da nessuna parte, rompere nessun muro, ne dobbiamo già sistemare tante di cose nelle altre stanze, quindi per il momento rimangono, cioè non ci servono, e quindi vado a fare il reso oggi, visto che andiamo a Torino. Adesso vado a chiudere tutto con lo scotch. Ragazzi, buongiorno. Allora, è sabato mattina, Omar e Angelica stanno dormendo, io sono sveglia dalle ore beate, tant'è che ho già fatto colazione, infatti dopo andremo al bar, ma io praticamente l'ho già fatta, quindi prenderò soltanto più un caffè. E comunque, cosa volevo dirvi? Non mi ricordo, cavolo.
ho detto adesso glielo dico perché me lo domandano. Ah sì, per quanto riguarda l'arredamento, come ho scelto lo stile, tutte queste domande qua, perché tra l'altro mi sono resa conto che sono tutte domande che mi avete fatto l'altra volta, alle quali non ho risposto perché poi si era svegliata Angelica, si era spenta la fotocamera e quindi non sono riuscita a rispondere a tutte. Allora, come ho scelto lo stile? Sono stata semplicemente ispirata dalla casa, nel senso che io sono anni, anni, anni che vi parlo di un open space, del desiderio di avere un open space, del desiderio di avere una cucina con isola o penisola. Sono circa 4-5 anni fa vi parlavo già dell'open space nella casa che avremmo dovuto costruire perché proprio la volevo strutturare in modo tale da avere uno spazio aperto, quindi ho sempre avuto questo pallino. Per quanto riguarda la combinazione dei colori, dell'arredamento, sono stata ispirata dallo stile, dal tipo di casa, dalla struttura della casa. Ovviamente avevo già in mente l'idea, il desiderio di avere delle linee più pulite rispetto alla casa precedente e di avere una casa più vuota rispetto alla casa precedente per velocizzarmi anche nelle pulizie. E tra l'altro poi questa mia idea, questo mio pensiero è stato fortificato dall'arrivo della bimba che come si sa comunque un bimbo richiede molto tempo e quindi non si ha tanto tempo a disposizione per fare le pulizie e quindi niente, ho optato per un qualcosa di pratico e devo dire la verità, questa casa è due volte tanto quella precedente, ma nonostante la bambina, nonostante il lavoro, io riesco a tenerla pulita più facilmente. Perché comunque non c'è nulla, nel senso che è più grande ovviamente, quindi anche se non abbiamo i mobili, tante cose comunque hanno già trovato il loro posto nei mobili, nei pochi mobili che abbiamo acquistato, quindi non ho nulla in mezzo, non ho cose accatastate, non ho tanti soprammobili, quindi nei ritagli di tempo, appena la bimba magari si incanta un attimino a guardare i cartoni o magari dorme, io passo velocemente, riesco a tenere tutto quanto più pulito. Altra cosa, no, non mi sono affidata a un architetto, perché comunque ragazzi sarebbe un costo troppo elevato, nel senso che cioè far organizzare, far progettare la casa da qualcuno competente richiede davvero tanti soldi. E sinceramente già siamo in ristrettezze con l'acquisto della casa, il fatto di acquistare mobili, quindi faccio tutto da me, nel senso che ovviamente sì, anche Omar, però comunque lui è più la parte pratica per quanto riguarda l'accostamento dei colori, gli abbinamenti, il posizionamento dei mobili, la scelta dei mobili, quello l'ho progettato io, nel senso va più secondo il mio gusto. Ovviamente io mi confronto anche con lui, però diciamo che a lui non è che gliene frega più di tanto, nel senso che mi dice fai quello che vuoi, va bene, cioè lui per quello non è che mi vuole mettere, vuole dire la sua, ecco, mi lascia molta libertà per quanto riguarda la progettazione degli spazi. Ah, altra cosa, per quanto riguarda il Besta, questo qui, mi avete chiesto perché ne ho messi due? Basta semplicemente guardare il contesto, ragazzi, perché ne ho messi due? Perché praticamente è doppio questo mobile, nel senso che viene venduto singolarmente. Quello è un primo blocco e questo è un secondo blocco. Io ne ho presi due e li abbiamo messi vicini. Intanto si è svegliata la piccolina. Perché praticamente diciamo lo richiede lo spazio. La casa è molto ampia, è molto grande. Se ne avessi messo uno solo, vedete, non avrebbe avuto senso. Sarebbe stato comunque un contesto non bello, secondo me. Mettendone due c'è più armonia. Buongiorno! Sai cosa ti ho detto? Cosa Non mi ha ci devi detto? parlare di la mattina. Che bei capelli! Omar e Omar. Omara e Omar. Ah, ho detto capelli, lei se li è toccati, sì. Buongiorno. Che bell'uomo. Non mi toccare i pettorali. L'uomo orso. Ehi, ti posso fare la ceretta? Ma smettila. Rubato? L'hai rubato a papà? Che bello quel tappo lì. Vai, vai, vai insieme al tuo papà che si sta facendo la barba, vai. Hai capito, papà? Ah, sì. Ah, sì. Cosa c'è, amore? Papà, ma le vuoi rispondere? Sta facendo la barba, papà, amore. Vieni in braccio. Vieni in braccio a mammina. Ovviamente, vieni, dai. Cosa c'è Cosa state dentro? facendo? Guarda cosa c'è dentro.
No, perché se lei guarda cosa c'è dentro, poi me lo rompe. Diverte più il papà che la bambina. Amore, dai, che dobbiamo cambiarci. Alzato la coppa, vai, hai vinto. Omar, ma guarda che mi toglie la mano. Cosa devi dire? Non c'è niente dentro. Non c'è niente dentro in quella faccetta. E quelli sono i pantaloni di tuo Dai, vai, che devo provare se padre. ci entro. Ah, brava, mettili dentro, amore, brava. Dai, Ma vado a guarda stirarlo, aspetta amore, vado a stirarlo un attimo. che. Guardate una bambolina cattiva. Una bambolina cattiva. Sì, vuoi Shrek? Allora, ci dobbiamo pettinare. Ma cosa stai dicendo? Aspetta, adesso te lo metto. Comunque, le ho messo. Ti piace, lo so, amore, che ti piace Shrek. Le ho messo il vestitino del primo compleanno, perché ragazzi è l'unico vestitino che abbiamo. Ma devi gestire anche il telecomando? Ah, vuoi la spazzolina? Va bene, pettinati i capelli. Brava, brava amore. Comunque stavo dicendo che è l'unico vestitino che abbiamo, perché appunto H&M mi ha annullato l'ordine. L'altro, ne abbiamo anche uno rosa ma è a lavare, e quindi dobbiamo andare a fare un po' di shopping, perché io puntavo tutto sul sito di H&M, ma mi hanno annullato l'ordine, la merce è ritornata indietro perché hanno avuto dei problemi con la consegna. Fidkmer! Pedor! Pedor! Fidkmer! Allora, adesso ti pettino. Strozzando. Papà, però. Pianino, papà! Non fa niente questa! Ma no, ma gli occhi. Cioè, i capelli davanti agli occhi, non ci parlo al contrario. Ah, comunque, poi quando hai finito, se vuoi. Ma anche stasera, tanto non c'è fretta. Dai, mettere soltanto il rivestimento col cuscino. Ma che cavolo. Che bella, la leccata di mucca. Oh, che bella questa signorina. No, ma cosa hai fatto? Vedi di smetterla, eh. Ma io l'ho messo il pannolino. Ah, sì, l'ho messo. Mi ha preso L'ho un messo attimino. io. Gliel'ho messo io il pannolino. Wow. Fra poco possiamo fare la codina, dietro. Vero? Piccola codina viene. Vieni, fa vedere. Ma perché lei è una bimba randagia? Vedi, viene. Solo che Riccione. si arricciano Perché è e bella come suo papà. poi. Ma la vuoi finire? Adesso che la mettiamo nel seggiolino, poi si rovinano tutti. Poi lei è un po' randagetta e quindi non ci sta. Però starebbe bene la codina dietro. Ecco come non sentire più Angelica, metterla Shrek. Che bella! Ma come ti ha fatto bella il tuo papà? Sì, ma io non fa già caldissimo. Sì, fa caldo anche qua, figurati. Vabbè, oggi siamo vestiti eleganti. Che bei piedini, che bei piedini! E comunque stavo dicendo che quel vestitino lì alla fine l'abbiamo messo soltanto una volta, ovvero il giorno del compleanno da quando l'abbiamo comprato, da quando la nonna gliel'ha regalato e quindi lo sfruttiamo un pochino, tanto comunque le va ancora, quindi almeno non è sprecato, anche perché è molto carino, è un po' tanto elegante, però fa caldo, non ho altri vestitini, cavolo. Comunque adesso il papà si è seduto sul divano a guardare Shrek insieme alla No, bimba. ma era tolto e non si lo rimettevo. Ma senti, Omar, ci metti 3 secondi? È seduto da mezz'ora almeno. E io adesso esco. Meno male che ho già fatto colazione, perché se aspettavo lui, morivo di fame. Mamma mia, guarda Teo, Co con le cosa? ginocchia in gola sono. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Perché ti stai lamentando? Dai, sentiamo.
Ma per accendere la macchina per creare condizionato hai bisogno di mettere il sedile avanti? Sì, perché non arrivo ai pedali. E allora te lo fai tu, scusa. È un lamento. Avevo unico. Coso qua? No! Dovevo tu romperlo, adesso lo metti qua il telefono. Ah, blocca. Se lo metti lì sopra si fonde perché con il calore. Ti puoi del prendere sole... le chiavi da sole che io sto guidando. Oh, giustamente ci vuole l'assistenza perenne a questo uomo. No, poi tu non stai guidando, tu sei fermo. Tired, there's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Vabbè, ma sto guidando. E appunto perché stai guidando, che devi essere bello pimpante. Togliere le mani dal volante. Sì, però puoi toglierla dal freno, lì, dal freno a mano. No, veramente non l'avevi sulla mia gamba, ce l'avevi sul freno a mano la mano. E l'hai appoggiato come da. Soda penso per la tua gamba. Senti, Omar. Non racconterò che stamattina ti sono schiantati i pantaloni. L'ho schiettati l'anno scorso, ovviamente. Comunque, ieri sera dopo cena siamo andati sul balcone, no? Eravamo tutti e tre lì perché poi Angelica vuole star fuori. Ovviamente c'erano anche le due mucche perché con le sono sempre presenti. E ieri sera ho scoperto una cosa, che quei volatili piccini che io vedevo tutte le sere, sta parlando lei ovviamente, non sono uccellini notturni. Come ma io? Ma cos'è l'uccellino notturno? Cosa vuol dire? Perché ne so, vedevo sti cosi di notte che volano, ho detto sarà qualche uccello di questo posto, che ne so. Sì, di questo posto, siamo... Alla fine cos'erano? Pipistrelli. Me l'ha detto lui. E io pensavo fossero uccellini notturni, che ne so. Bisogna avere pazienza con la mamma, purtroppo è questa figlia. Mamma mia. Mi fa, ma sei scemo, ma guarda che sono pipistrelli. E io, ah... Io alla sera quando esco con lei sul balcone, lei me li indicava, no? Io ho detto, oh, guarda che gli uccellini notturni, li chiamavo. Invece no, erano pipistrelli. Cosa stiamo facendo lì? Eiter Parisi. Eiter Parisi, cosa stai facendo? Ho capito. Ma tu hai troppe cose da dire. Ah, sì? Mamma mia. Ah, ok. Amore, ma oggi sei tedesca? Ci sono dei giorni che sei araba, dei giorni che sei giapponese, oggi sei tedesca. Ah, ok. Ok. Va bene, basta. Quanto ciaccoli? Ah, va bene. Faccetta. Cos'è che stavi facendo col piedino? Avevi messo il ciuccio sopra, perché ovviamente te lo stacchi sempre. Dov'è l'altro piedino col ciuccio? Eh? Non fare quella faccetta. Dove l'ha messo? L'ha staccato, è l'ottava volta che gli do il ciuccio. Ma come sei bella con questo vestitino. La faccia un po' meno... Oh, guarda quella gambina. La faccia dovrebbe essere un pochino meno incavolata. Signorina... Papà sta guidando, non ti può rispondere. È vietato parlare al conducente. Buongiorno. Buongiorno. Comunque non è per qualcosa, ma Conforama una volta era rosso. Si è leggermente sbiadito. Sei contento, amore? È bello. È bellissimo. C'è questo tavolo qua che assomiglia molto
al nostro più o meno come stile. È diverso perché ha comunque le gambe centrate rispetto al nostro, però me lo ricorda un po', solo che non mi piace per niente la parte bianca sopra, mi ricorda un tavolo di una sala operatoria, non so perché, l'avevo visto già anche l'altra volta e a Omar piaceva, a me sinceramente no, non lo so, lo vedo troppo freddo, non mi convince per niente. Volete vederla una cosa? 3, 2, 1. Ve la ricordate questa stanza? Sono cambiate effettivamente un po' di cose. Allora, praticamente oggi lasciamo definitivamente questa casa, guardate il delirio, stanno portando via la camera da letto che appunto abbiamo venduto, lì c'è un pezzo di parete azzurro perché avevamo l'armadio, quindi non l'abbiamo spostato quando abbiamo rifinteggiato le pareti, guardate, mamma mia ragazzi, oh, che roba! E niente, e quindi praticamente ci stiamo dando da fare perché la dobbiamo assolutamente lasciare. Abbiamo un pochino di tempo anche domani sera, ma cerchiamo di fare il grosso oggi perché domani volevamo andare in montagna a portare la bimba in montagna. E comunque questa è la casa che voi ricordate con tanto affetto. Qua ci sono delle vetrinette, ma rimarranno ancora così perché queste le lasciamo. E niente, e comunque siamo immersi nel delirio più totale, però appunto oggi andrà via tutto completamente. Ragazzi, ore 17, abbiamo finito tutto. In realtà voi a casa avrete visto un gran caos, ma praticamente tutte quelle cose che erano in mezzo sono state portate via. Di nostro, che effettivamente ci mancava ancora da portare qui, c'erano soltanto 5 pacchi più gli abiti da sposa. E, boh, da sposa e da sposo ovviamente. E, boh, abbiamo praticamente finito tutto quanto. Allora, questa mattina siamo andati da Conforama perché volevamo dare un'occhiata al divano, perché appunto non lo cambieremo adesso, però vogliamo iniziare a dare un'occhiata per quanto riguarda dei possibili modelli che potrebbero piacerci. Siamo stati anche appunto da Casa Shops e c'era inizialmente l'idea di prendere un divano di una struttura del genere, vi lascio la foto qua, però poi appunto vedendolo oggi esposto in negozio mi sono resa conto che non va tanto bene nel contesto, più che altro non dal punto di vista estetico ma dal punto di vista della comodità, perché è proprio un divano di estetica, un divano che tu puoi mettere, se lasci tutto così immacolato, sicuramente qua non ci sta, nel senso che essendo una casa vissuta effettivamente con una bimba piccola, è un divano alquanto scomodo, è bello, c'era anche la poltroncina e come colori richiamerebbe molto il contesto, però non va assolutamente bene, perché comunque noi alla sera ci mettiamo tutti insieme sul divano a guardare il film, cioè lo viviamo molto e sicuramente è un divano soltanto d'estetica, però comunque non fa per noi perché siamo sempre lì, cosa che dico sempre, è bello avere una casa bella, arredata bene, tutto quanto, però ci vuole il calore in casa e tutto ciò che viene comprato deve essere utilizzato, non deve essere messo lì solo esclusivamente come esposizione per far bella figura quando viene qualcuno, quando magari si scatta una foto da mettere sui social o quando si fa un video per i social, ecco. Quindi assolutamente abbiamo abbandonato l'idea. Omar era orientato per quello, gli piaceva tanto, però effettivamente oggi vedendolo se ne è reso conto anche lui, perché si pensava di fare una combinazione con delle poltrone laterali perché comunque di spazio ce n'è, infatti anche per quello che il best lo abbiamo spostato un po' più verso di qua, verso il tavolo, perché vogliamo riservare tutta quell'area al divano e infatti gli ho detto finalmente abbiamo lo spazio e quindi puntiamo su un divano che sia di qualità, un divano che non è che tengo 2 anni e poi devo cambiare, e un divano di quelli belli che fanno il giro, insomma
per giro intendo che abbia la chaise longue, che siano belli comodosi da poter sfruttare pienamente. E quindi niente, alla fine abbiamo abbandonato quell'idea lì. Ci orienteremo verso poltrone sofà oppure dondi salotti, ecco, una cosa del genere, perché abbiamo visto che hanno dei divani di qualità, sono anche molto belli esteticamente. Anche oggi da Conforama ce n'erano di carini, però non so appunto come possa essere, nel senso a livello di qualità, perché in tanti mi avevate scritto che avevate preso il divano da Conforama e non vi eravate trovate bene, quindi non so. C'erano di belli, però ci vuole un qualcosa che sia resistente a una bimba, a gente che lo usa, ecco, non solo cose che vanno messe lì poi dopo cambiate, nuove, tolte per dar spazio ad altre cose, per seguire le mode, no, questo no. Basta, adesso mi vado a fare una bella doccia, mi cambio, ci cambiamo e scappiamo dalla nostra piccolina. Io vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo nel prossimo video, ciao!